È un'inchiesta che si allarga, quella sui favori in cambio di consensi elettorali, un'inchiesta che porta a 37 il numero degli indagati, anche se, così come riportava oggi il giornale Sicilia a firma di Riccardo Arena, alcuni degli ultimi indagati esprimono stupore e perplessità. Sono sorpreso, non ne so nulla, non mi risultano inchieste a mio carico, dicono Toto Cordaro, assessore regionale al territorio, espressione dei popolari autonomisti, ma anche Alessandro Aricò, capogruppo dell'ARS di Diventerà Bellissima, il movimento del presidente della regione Nello Musumeci. Anche il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, afferma di non essere a conoscenza di indagini a suo carico. L'inchiesta, nella sua fase iniziale, aveva coinvolto i fratelli Mario e Salvino Caputo, ma le indagini dei carabinieri di Termini Imerese si sono allargate. Partendo dalle regionali del 2017, sono arrivate anche a toccare le amministrative a Termini Imerese dello scorso anno. Così, mentre il primo filone è proseguito con una proroga nelle indagini coordinate dalla Procura termitana, un secondo filone vuole approfondire il rapporto tra candidati ed esponenti politici con potenziali elettori durante la campagna per le amministrative. I militari cercano il riscontro di alcune ipotesi relative a promesse elettorali di ogni genere per ottenere voti. I politici coinvolti in ogni caso forniranno le loro spiegazioni.